Ben ritrovati in primo piano l'emergenza coronavirus che continua ad avere degli effetti negativi non soltanto sull'economia ma anche sulla sanità nella nostra regione. Ne parliamo con il direttore sanitario dell'ospedale Criscuori di Sant'Angelo dei Lombardi, il dottor Angelo Frieri. Ben ritrovato. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei, dottore. Allora, partirei dall'ultima decisione assunta dalla regione, sospese le attività ambulatoriali negli ospedali e anche nelle cliniche convenzionate fino al 18 marzo. Una misura secondo lei necessaria e utile a questo punto? Ma prima di tutto buonasera e grazie di avermi invitato, direttore, perché possiamo chiarire qualcosa, anche se c'è ancora molta confusione, soprattutto per la gestione della sanità in questo momento. Certo, se c'è stata una chiusura delle scuole, se c'è stata una chiusura dei teatri, dei luoghi pubblici, laddove ci poteva essere una maggiore concentrazione di persone, probabilmente nelle attività ambulatoriali, soprattutto nelle sale d'aspetto, era difficile poter tenere i pazienti un metro di distanza, l'uno dai pazienti, gli utenti, di un metro di distanza l'uno dall'altro. Per cui stamattina il problema, devo dircelo, me lo sono posto, perché abbiamo preso una serie di iniziative per limitare l'accesso negli ospedali, e qui anche questo mi è venuto l'idea, dico, ma qua ci sono gli ambulatori, però naturalmente si è sempre tra l'assistenza che devi dare comunque agli utenti e le disposizioni di evitare che ci sia contagio e contatto tra le persone, è difficile da poterli mettere insieme queste due cose. Insomma, però negli ultimi giorni si era già registrato un minore afflusso di persone, soprattutto nei pronto soccorso degli ospedali nella nostra regione. Però questa decisione ultima rischia, secondo lei, di condizionare, se vogliamo, il diritto alla salute dei cittadini? In questo senso ci sono state polemiche, soprattutto da parte del mondo sindacale. Eh sì, come no, certo che condiziona. Cioè, noi dobbiamo chiarire una cosa, che la sanità, le malattie, non è solo coronavirus, non è il Covid-19 che ormai riempie le pagine dei giornali e di tutti i telegiornali. Ci sono tante malattie, ci sono tante persone che hanno necessità, chi dell'elettrocardiogramma, chi dell'ecocardio, visite specialistiche neurologiche, ortopediche, oculistiche. Cioè, c'è tanta gente e soprattutto c'è gente che magari ha prenotato circa magari 2 mesi fa una lista d'attesa. Improvvisamente queste persone verranno, speriamo di raggiungerle tutte telefonicamente per dire che fino al 18, al 18 sono sospese queste visite, bisogna poi recuperarle queste visite. E non si sa se il 18 ci sarà la riapertura, anche perché, come è successo per le scuole, prima si è aperto e poi si è richiuso. Adesso bisogna capire l'andamento della malattia, come va dal punto di vista epidemiologico. Ecco, a proposito della chiusura delle scuole, fino al 15 marzo, secondo lei è una misura che può bastare o era necessario probabilmente prolungare la Ma chiusura, la sì. sospensione dell'attività scolastica? Ma io credo questo, già che si è deciso di chiudere, bisognava chiudere di più, bisognava aspettare i dati epidemiologici, l'andamento della malattia e quindi e poi eventualmente capire se le scuole dovevano continuare ad essere chiuse oppure se si poteva riaprire. Perché poi il problema è questo, ne abbiamo parlato anche così tra di noi, la chiusura delle scuole sì, le toglie nelle aule l'assembramento di ragazzi, cioè però è chiaro che i ragazzi comunque fuori escono, stanno insieme. Non sempre magari rispetto, sa, la gioventù, queste che sono le disposizioni o i consigli, io direi i consigli degli esperti. Ecco, lei intanto ha seguito negli ultimi tempi soprattutto le persone che sono in quarantena in provincia di Avellino, si parla di questo isolamento sorvegliato, tra virgolette, è una misura secondo lei efficace? È fiduciario, non sorvegliato, Sì. quindi diciamo che è fiduciario nel Ha senso ha fiducia del fiducia paziente, certo. dell'utente che non deve uscire, perché poi la sorveglianza diventa piuttosto coercitiva. Mi sembra poi che si vadano a
diciamo, ad intaccare quelle che sono le libertà personali. Io ho trovato, sì, sono stato il medico che è andato nelle case di tutti questi pazienti che erano in isolamento fiduciario, erano pazienti che erano venuti da Codogno o dalle zone vicine, li ho trovati tutti in buona salute. A macchia di leopardo su tutta la provincia sono stato, quindi non dico i paesi, anche perché si potrebbe poi innescare una psicosi, eccetera, però tutte persone un po', diciamo, tranquille, però nello stesso tempo alcuni hanno anche manifestato una certa preoccupazione perché non uscire di casa, magari chi ha uno stipendio fisso può anche starci, ma chi invece guadagna la sua giornata uscendo di casa, il problema si pone, lei ha accennato prima il problema economico, questo si pone, ed ecco nel piccolo, diciamo, microcosmo familiare qualcosa c'è, però sono tutti negativi, l'avete già anche voi tutti questi tamponi che abbiamo fatto, sono tutti negativi, quindi erano soltanto cosiddetti contatti occasionali. L'epidemiologia adesso è cambiata, parliamo di contatti occasionali o con contatti, diciamo, più ravvicinati. Ecco, diciamo, l'approccio adesso è diverso. Ecco, lei che le ha incontrate queste persone in quarantena, come vivono questa esperienza, insomma, anche dal punto di vista psicologico e problematico? Certo, io le ho trovate, soprattutto c'erano dei giovani che, insomma, stare fermi lì, poi sai, c'è poco da fare, nella massima privacy che c'è, ma in un piccolo paese una persona che è tornata dal nord, da Codogno, e che poi è messo in quarantena in questi 14 giorni, eccetera, certo, un po' di fastidio c'è, non neghiamo, qua vogliamo essere sempre, però un po' di fastidio c'è, qualcuno qualche parola la dice, quindi questo crea nell'ambito di queste persone, che sono persone, ripeto, che a volte proprio per un eccesso di responsabilità, devo dire, alcuni si sono auto messe in quarantena fiduciaria, quindi massima solidarietà, massima comprensione. Gli ho portato anche una parola di solidarietà perché erano l'unica persona che vedevano da 10 giorni esterna, anche se ero con i miei dispositivi di protezione quasi irriconoscibile, però una parola di solidarietà e di conforto a questi pazienti andava data. Ha usato lei tutte le misure precauzionali, possiamo dire, certo, per evitare il contagio, ma non ha avuto paura, insomma, lavoro? No, paura no, certo, un po' di timore noi l'abbiamo sempre, c'è poco da fare, qui nessuno fa l'eroe, però siamo medici, dico, e quindi abbiamo anche una nostra deontologia, laddove c'è necessità e c'è sofferenza, credo che il medico ci debba stare. Quindi, oltre all'aspetto sanitario, tecnico, di poter fare il tampone, ho cercato di portare un po' di serenità in questi pazienti, cercando di confortarli, dicendo: guarda, i giorni passeranno e probabilmente sarà un brutto ricordo. Questo ci consente anche di sottolineare l'impegno e il sacrificio dei tanti operatori della sanità, perché sappiamo che soprattutto al nord i primi ad essere contagiati sono stati proprio i medici e gli infermieri che lavorano in queste strutture sanitarie. Secondo lei, quali misure adesso dobbiamo aspettarci, insomma, perché i contagi anche in Campania continuano ad aumentare, però abbiamo contagi di importazione, tra virgolette, possiamo dire. Sì, io volevo sottolineare quello che lei ha detto giustamente, sono i medici, gli infermieri, personale anche paramedico che è diciamo, che sta in trincea, è il primo contatto che hanno con questi pazienti. Questa infezione ci ha fatto capire due cose fondamentali, e che la sanità pubblica è quella che poi deve, diciamo, è in trincea, la sanità pubblica, e che i sistemi sanitari regionalizzati in questa fase non hanno funzionato. La sanità deve essere nazionale e deve ritornare un'altra volta ad avere un'unica gestione, anche proprio per quando ci sono queste emergenze, e questo è molto importante. Poi l'altra, dove andremo, che cosa faremo, qua nessuno lo sa. Si sono messe queste misure piuttosto drastiche per una nazione, chiudere cinema, teatri, gli ambulatori e altro, non è stato facile. Io
sono abbastanza anziano, ma non ricordo neanche ai tempi delle influenze passate, non so se lei ricorda la famosa asiatica negli anni 60 o qualche altra influenza, sempre che aveva avuto, diciamo, risvolti piuttosto critici dal punto di vista clinico, si sono prese queste decisioni. Io credo che adesso bisogna vedere l'andamento, come va epidemiologico, capire in questi 10 giorni se c'è una crescita, e purtroppo credo che in questa fase, siamo in una fase esponenziale di crescita dal punto di vista epidemiologico, se c'è questa crescita o se si rallenta la crescita e cominciamo già a raggiungere un plateau, vuol dire che queste misure hanno funzionato e che quindi man mano questa infezione comincerà a decrescere, quindi i casi dei guariti e i casi dei contatti diminuiranno rispetto ai casi, diciamo, di nuova malattia. Ecco, guardando le cose che stanno accadendo soprattutto in Campania, il governatore De Luca parlava di irresponsabili che hanno portato il coronavirus nella nostra regione, e questo conferma che non c'è un focolaio di questa malattia sul nostro territorio. Questo aspetto può essere, secondo lei, confortante? Sì, questo è confortante. È chiaro che questi che sono scesi dal nord, anche se il Dipartimento di Prevenzione della nostra ASL, parlo, ma credo che in tutte le ASL, è stata molto attenta nel seguire i vari passaggi che queste persone hanno avuto, i vari contatti che queste persone hanno avuto. Si lavora notte e giorno per cercare di individuare il percorso che ha fatto. Certo, è difficile poi poter pensare. La responsabilità o l'irresponsabilità, queste sono valutazioni, il Presidente De Luca l'ha fatta e quindi io rispetto la sua opinione. Purtroppo le malattie non hanno a volte barriere, le malattie virali, i muri non servono, e questo fa capire come nessuno può alzare la bandiera e dire io non ho avuto. Probabilmente nelle nostre campagne, dove sono stati lontani da tutti, abbandonati da tutti, devo dire, almeno il coronavirus non ci è arrivato. C'è un aspetto positivo, insomma, dell'isolamento delle zone interne. Allora, direttore, per chiudere questa nostra intervista, intanto le chiedo quali consigli si sente di dare a chi ci ascolta, soprattutto come scongiurare il contagio. Ma io credo che i consigli sono stati già dati parecchi, e bisogna le solite cose che hanno già detto e ridetto e ogni sera ci dicono, lavarsi le mani, contatti, altre cose. Ma io voglio dare un'altra due notizie. Prima di tutto c'è stato un incontro a livello regionale sul monitoraggio delle terapie intensive. Si è visto che siamo un po' indietro noi della Campania come numero di posti letto di terapia intensiva, e proprio oggi ho avuto un incontro col direttore generale dell'ASL che, se possiamo, anche nell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, come naturalmente nel piano ospedaliero c'è scritto, aprire posti di terapia intensiva. Domani un incontro, un sopralluogo, si fa un progetto di fattibilità, vediamo di poter anche noi dotarci di questa della terapia intensiva fondamentale, ma non solo per il coronavirus attualmente, ma per tutte le necessità dell'ospedale e della comunità, della nostra comunità. Quindi è un'altra cosa, vorrei dire, attenzione, prudenza, ma non panico, non ci facciamo prendere dal panico. Prudenza, è una malattia virale, colpisce le prime vie respiratorie, l'80-90% delle persone guarisce, una semplice influenza. Certo, i dati sulla mortalità, questo ci hanno fatto negli ultimi giorni un po' preoccupare, però, ripeto, sono persone sempre che hanno magari delle comorbilità, e questo, il coronavirus può, diciamo, slatentizzare, si può dire, alcune situazioni di criticità. Certo. La nostra popolazione è una popolazione che va verso, è un po' più anziana. In Italia è chiaro che sono persone che magari con
farmaci, controlli continui riescono ad avere un loro equilibrio davanti. È chiaro che se il coronavirus prende queste persone, sconvolgendo questi equilibri clinici, può creare dei problemi. Però io direi fiducia nelle istituzioni, un po' di serenità e lo supereremo questo momento. E con questo messaggio di speranza chiudiamo questa nostra intervista. Grazie al dottor Angelo Frieri, direttore sanitario dell'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi, che è stato nostro ospite. E ringrazio regia per noi Enrico Coppola, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci. Grazie.